Napoli, 27 gennaio 2012. Siamo nel piazzale antistante l'ospedale più grande del Mezzogiorno, l'ospedale Cardarelli, e siamo qui per una segnalazione che abbiamo ricevuto dello stato di degrado in cui versano questi giardinetti. Mario! Road TV Italia, 27 gennaio 2012, siamo nel piazzale antistante al più grande ospedale Del del Mezzogiorno. Mezzogiorno, come dicevo, poc'anzi, e abbiamo ricevuto questa segnalazione da parte tua, Francesco Emilio Borrelli, dei Verdi, commissario regionale Regionale. dei Verdi. Qual è questa segnalazione? Cosa ci vuoi segnalare? Beh, la segnalazione è legata allo stato in cui si trova questo giardinetto, che è diventato un mix tra degrado, abbandono, una discarica a cielo aperto che non viene ripulita e tra l'altro la potatura e il mantenimento degli alberi che non viene garantito. Addirittura su alcuni alberi sono appesi dei rifiuti. Insomma, è una vicenda molto molto grave dal nostro punto di vista. Non capiamo per quale motivo il biglietto d'ingresso del più grande ospedale del Mezzogiorno debba essere un mix tra degrado, abbandono e discarica a cielo aperto. Tra l'altro trovo molto grave che non viene neanche spazzato. Adesso stanno passando le autoambulanze, come vedete, stanno in pronto soccorso e continua il passaggio di autoambulanze e di mezzi di questo tipo. Chiunque vuole venire a visitare i suoi cari o ha un'emergenza e parcheggia la macchina in questa zona dovrà passare per questo schifoso degrado. Dobbiamo andare a fare un Come giro. no, è così. Tra l'altro le panchine sono ovviamente abbandonate. Questo potrebbe essere un posto invece che anche per le bambine, per i bambini, per le famiglie potrebbe essere utilizzato per poter passare qualche ora Ecco. serenamente, e invece ci sono anche dei barboni, una puzza insopportabile. Una puzza insopportabile, visto che abbiamo un inizio un po' tutto Questo è lo stato di degrado in guarda. cui si trova questa zona, Ecco, ovviamente un pieno di tappeto di viscose. rifiuti Esatto, un tappeto praticamente. di rifiuti che nessuno rimuove. È lui che prendiamo un letto molto tutto fatto già, no? Quindi voi avete fatto, ecco, appunto, mi dicevi, anche un'indicazione anche alla municipalità del Vomero Arenella. Marco, Sì, ce ne parli. abbiamo bisogno che però l'amministrazione, l'assessorato all'ambiente e il comune di Napoli intervenga in questo momento, perché purtroppo qui, da come si può vedere, ci sono rifiuti un po' sparpagliati dappertutto e poi c'è l'annosa questione che i rifiuti sulle aiuole non devono essere, diciamo, puliti dalla SIA, però i giardinieri dicono che invece non devono fargli spazzini. Quindi i rifiuti sulle aiuole lessano nelle aiuole e poi ovviamente il vento li sposta, li porta un po' di qua, un po' di là e quindi rimangono così e questa è la situazione che si crea. Noi non abbiamo purtroppo né i mezzi né gli uomini in Italia da poter garantire un'accurata, diciamo, sistemazione e manutenzione di quest'area. Abbiamo dei camion che ci vengono dati una volta alla settimana per fare a stento le potature, per fare a stento l'ordinaria amministrazione. Quindi c'è bisogno che l'assessorato all'ambiente, che il vice sindaco Sodano, venga qui, mandi i suoi uomini e capisca in che situazione si trova l'ospedale più importante del meridione, diciamo, con i suoi giardinetti antistanti in questo stato. È stata fatta personalmente da me una nota di segnalazione al vice sindaco per quello che stiamo vedendo oggi e adesso, insomma, nella prossima conferenza dei capigruppo io chiederò al presidente della municipalità di convocare un consiglio monotematico per, diciamo, le aree che come questa si trovano in questa situazione e considerando i grossi sforzi che già noi stiamo facendo con i pochissimi mezzi che però abbiamo a disposizione, la Commissione Ambiente, tutta la municipalità lavora ogni giorno per poter permettere almeno, diciamo, un livello minimo di tolleranza e di accettabilità della situazione. Questa è una vera e propria discarica a cielo aperto. Siamo sempre qui negli altri giardinetti. Guardate, c'è veramente un po' di tutto. Materia sdraio, materassi, un ombrello in caso di pioggia, anzi due ombrelli in caso di pioggia.
in caso di pioggia, sì. Siamo riparati anche dalla pioggia, andiamo a vedere. Vedete? Un giubbotto catarifrangente, succo di frutta, un cuscino, un vedete di tutto, rami, birre, vedete un po' di tutto, per tutte le esigenze, insomma, vedete? Ancora cartoni. Qui c'è lo stazionamento. Stazionamento dei pullman. E lì c'è l'ospedale Cardarelli. Lo potrebbe vedere. Le immagini parlano da sole.